Ciao ragazzi, Night Wolf 70. Oggi volevo mostrarvi il guanto di Freddy Krueger della NECA, del terzo capitolo, Le guerriere del sogno. Facciamo una carrellata della scatola. Poi ve lo mostrerò anche l'interno. Adesso andiamo a vedere il guanto dall'interno. Ovviamente queste punte che vedete sono state messe apposta per non far bucare, per non bucarsi, perché queste qua sono lame in metallo. È pelle, vera pelle e metallo, come quello fatto da appunto il famoso Freddy Krueger. Guardate anche, se riusciamo a vedere in particolare, le saldature come sono fatte sopra il guanto. Sentite? Togliamo questi, così lo vedete anche meglio. Cioè, guardate questo guanto, ragazzi. Sentite il rumore del metallo. All'interno c'è anche una mano porta guanto, diciamo. Adesso ve la faccio vedere. Ecco, c'è questa mano qui per tenere, con scritto anche Nightmare on Elm Street, per tenere il guanto ben in forma, diciamo. Adesso proviamo a indossarlo. Eccoci qua. Ti strappo il cuore. Guardate che figata questo guanto, ragazzi, è proprio fatto benissimo. Capitolo 3, appunto, ripeto, di Nightmare, I guerrieri del sogno, che secondo me il primo e il terzo a me sono quelli che sono piaciuti di più. A dire il vero, sono tutti belli Nightmare, ma il primo e il terzo per me sono veramente fighi. Ecco, mi è uscito il dito del guanto, ma... Ecco, tutte le parti sono abbastanza, si muovono abbastanza bene, insomma, come penso che sia l'originale del guanto. Ok ragazzi, con queste ultime immagini saluto tutti i miei iscritti. Alla prossima, se il video vi è piaciuto lasciate un bel like. Alla prossima da Night Wolf 70. Ciao a tutti.